Ciao e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi insieme andremo a realizzare questa piccola balenottera eh, con la tecnica dell'amigurumi. Occorre veramente pochissimo materiale, è molto facile e veloce da realizzare. Vediamo che cosa occorre. Io ho, eh, ho adoperato questo filo in cotone di una media grossezza, ma si può eh, realizzarla con eh, il filato e nei colori che preferite. Questo filato nelle tonalità panna, verde acqua e carta zucchero si lavora con l'uncinetto 2,5. Occorre anche proprio pochissimo rosa, bianco e nero. Un uncinetto, appunto, abbiamo detto numero 2,5. Un ago per ricamare e fermare le codine dei fili, un po' d'ovatta in fiocchi e un paio di forbici. Nient'altro. Ma ora vediamo insieme come realizzarla. Questa simpatica balenottera può essere perfetta come bomboniera, portachiave, gadget vario ed è veramente, come dicevo prima, semplice. Io l'ho realizzata. Mm, questa con il carta zucchero e il, lo schizzo lo spruzzo d'acqua l'ho fatto verde acqua l'altra la, eh, questa insieme a voi la realizzerò esattamente al contrario e color verde acqua la, la balena e il, lo, il getto d'acqua lo spruzzo d'acqua lo realizzerò con il filato più scuro invece la parte sotto questa della, della pancia la realizzerò sempre con il color panna Iniziamo appunto dalla parte sotto. Quindi prendiamo il, il filo color panna, il nostro uncinetto, e andiamo a formare un anello magico. Quindi giro due volte il filo attorno a due dita, incrociandolo, passo l'uncinetto sotto il filo di destra, prendo l'altro filo, lo porto a destra e fermo tutto con una catenella. Vado a sfilare le dita perché eh, l'anello è già bloccato. Lavoro a maglia bassa a spirale. Cosa vuol dire? Che non interromperò tutti i giri ma continuerò appunto a spirale. Nel primo giro vado a lavorare 8 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4. 5 6 7 ed 8 vado a tirare la coda corta da codina corta del filo per stringere l'anello. Non lo stringo ancora del tutto, lo stringerò dopo e vado ad iniziare il secondo giro. Il secondo giro prevede un aumento su tutte le maglie. Quindi si raddoppia il numero. Anziché 8 lavorerò 16 maglie basse, quindi 2 per ogni maglia, 1 e 2, il primo aumento, 3 e 4, il secondo e così via. 5, 6, 7, 8, 9, 10 undici dodici tredici quattordici quindici e sedici. Completato il secondo giro, tiro di nuovo bene. Lo spazio al centro e posiziono questa codina sul davanti a mo di marcapunto, oppure potete inserire voi qui un marca punto come vi mm, piace di più come vi resta più semplice. Iniziamo il terzo aumento e il terzo giro, e nel terzo giro ci sarà un aumento e una maglia bassa a ripetere per tutto il giro. Quindi lavorerò sulla prima maglia un aumento 1 e 2 seguito da una maglia singola di nuovo un aumento 1 2 e una maglia singola continuo per tutto questo terzo giro fino ad arrivare alla mia codina o al marcapunto e ad aver lavorato un totale di 24 maglie basse ho terminato il terzo giro sposto la codina del filo e la riporto sul davanti Riposiziono ed inizio il quarto giro. Al quarto giro lavorerò un aumento e due maglie basse singole, quindi uno e due e due singole, una e due. Di nuovo un aumento e due singole. E continuo così con un aumento e due singole ripetizioni fino ad arrivare alla codina del filo e ad aver lavorato un totale di 32 maglie basse quindi il quarto giro lo lavorerò così terminato questo giro il quarto sfilo la codina e la riposiziono di nuovo sul davanti eh, sono arrivata a lavorare il quinto giro e in questo giro non lavoro aumenti, quindi lavorerò ancora 32 maglie basse singole fino ad arrivare alla codina del filo. Ho terminato anche il quinto giro. E fino a qui sarà eh, la stessa identica lavorazione che la parte della testa, la parte alta eh, della testa. Quindi, eh, come abbiamo fatto per eh, fino a qui sarà la, la stessa identica lavorazione. Eh, ma poi dopo ve lo dirò anche dopo. Allora, ora dobbiamo lavorare il sesto giro per la pancia ed è, è l'ultimo eh, che lavoreremo e mh, riprendiamo a lavorare gli aumenti questa volta lavoreremo un aumento e tre maglie basse singole ripetendo questo modulo fino a arrivare alla codina del filo e ad aver lavorato un totale di 40 maglie basse quindi un aumento e tre maglie basse singole una due e tre di nuovo un aumento e tre singole una due e tre e continuo ripetendo la stessa eh, lo stesso modulo ecco qua completate le 40 maglie lavoro due maglie bassissime una e due porto sul filo e lo taglio riposiziono la codina ecco dentro porto sul filo ed ho completato la prima parte che è la parte sotto della palena la pancia ora andiamo a lavorare la parte eh, colorata con eh, in questo caso il verde acqua vado a formare un anello magico ed inizio esattamente come ho fatto qua con allora fermo con la catenella l'anello lavoro 8 maglie all'interno una Due, tre, quattro, cinque, sei, sette ed otto. Stringo la codina del filo. E continuo a lavorare esattamente come ho fatto per la pancia: quindi il primo giro aumenti su tutte le maglie, eh, scusate, il secondo giro aumenti su tutte le maglie, il terzo un aumento e una maglia bassa, il quarto un aumento e due maglie basse, e il quinto senza aumenti per un totale di 32 maglie. Quando ho lavorato la 32esima, mi fermo perché cambia la lavorazione. Ecco qua sono arrivata alla fine del quinto giro, quello senza aumenti, ed ho lavorato esattamente come per questo cerchio. E... Riposiziono la codina del filo e lavoro i prossimi due eh, giri senza aumenti. Quindi lavorerò il quinto, il sesto e il settimo giro senza aumenti, sempre rimanendo con 32 maglie eh, lavorate. Ecco qua siamo all'ottavo uh, giro dobbiamo iniziare l'ottavo giro e qui riprendiamo gli aumenti eh, aumenteremo uh, lavoreremo un aumento e 3 maglie basse singole quindi un aumento 1 2 e 3 singole 1 2 e 3 di nuovo un aumento e 3 singole Una, 2 e 3 e continuiamo così fino ad arrivare alla nostra codina del filo dopo aver lavorato un totale di 40 maglie basse terminato l'ottavo giro eh, abbiamo ottenuto il numero di 40 maglie lo stesso vi ricordate della, del cerchietto eh, della pancia quindi eh, finiamo eh, terminiamo le, eh, gli aumenti e continuiamo i prossimi 5 giri quindi fino al tredicesimo eh, di sole maglie basse senza aumenti quindi continuiamo per 5 giri senza aumenti Ecco qua, ho terminato tutta la lavorazione eh, fino al tredicesimo giro e per ultimo ho lavorato due maglie bassissime. A questo punto devo inserire e devo eh, cucire sempre con l'uncinetto la pancia al, eh, al corpo. Quindi per far questo non faccio altro che posizionare. Lascio il filo, ecco. Posizionare la parte eh, panna al ridosso del, del verde acqua sono esattamente lo stesso numero di maglie, quindi io non faccio altro che entrare nella parte verde acqua e nella parte panna faccio vedere proprio così sotto al, all'ultimo giro, vedete, e si lavora a maglia bassa, quindi si passa al filo. E si lavora la maglia bassa mi sposto accanto prendo anche la maglia accanto quella panna e lavoro a maglia bassa ancora ora vi faccio vedere ecco qua come viene rimane attaccato la parte eh, panna continuo così fino ad arrivare ehm, quasi alla fine al completamento eh, di tutto il giro ecco qua ho già quasi completato tutta la diciamo la cucitura rimane una piccola apertura e da questa io inizio ad inserire l'ovatta all'interno del lavoro Quando vi sembra abbastanza pieno, non fate altro che continuare con la chiusura. Quindi riprendete e terminate esattamente come avete fatto prima anche gli ultimi punti. paio di punti. Ecco, questo è l'ultimo. Una volta terminata, ora vi faccio vedere tutta la chiusura, vedete che il giro è completo, dobbiamo lavorare la coda. E la coda la lavoriamo con due catenelle. Poi mettete due gettati sull'uncinetto e rientrate nell'ultima maglia che avete lavorato. Quindi lavorate una maglia altissima, Date, ho perso. Allora, due gettate, rientrate nello stesso foro e lavorate una prima maglia altissima, poi di nuovo due gettate e rientrate sempre nella stessa maglia e lavorate la maglia altissima. Questa è la prima parte della coda, di nuovo 2 catenelle e una maglia bassissima sempre nella stessa maglia. Dovete eh, rientrare sempre nella stessa maglia e questa avete fatto la prima eh, parte della coda. Ora di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, due, due gettati e sempre entrando nella stessa maglia, vedete sempre nello stesso foro, lavorate la seconda parte della coda con due maglie altissime, una e due, una e due, due catenelle e infine l'ultima maglia bassissima sempre nella stessa maglia. Ecco quindi la coda semplicemente formata da due gruppi di maglie eh, uguali formati da due catenelle due maglie altissime due catenelle una maglia bassissima stessa, coda, stessa co cosa per la seconda parte della coda poi tagliate il filo lo passate dentro l'asola infilate con l'ago questa codina e dicevo uscite con l'ago un'altra parte e tagliate le estremità ecco qua ed abbiamo completato tutta la balena ora non ci rimane altro che ricamare le varie parti quindi prendiamo il filo nero prendiamo una, una parte un, di filo nero lago entriamo in un punto eh, qualsiasi della parte sotto tra le maglie mi raccomando questo è importante tra una maglia e l'altra e eh, fuoriusciamo con l'ago sopra il terzo ehm, il terzo giro ecco all'incirca questa è la coda all'incirca a metà un pochino più spostato magari ecco sul davanti 1 2 3 è il terzo rigo e fuoriuscite con l'ago qui lasciate una codina sotto abbastanza lunga e ricamate eh, l'occhio eh, almeno eh, tre volte una 2 non tirate troppo e 3 3 l'ultima volta entrate con l'ago e dovete fuoriuscire esattamente dalla parte opposta quindi entrate con l'ago e entrate dalla parte opposta quindi eh, abbiamo detto 1, 2, 3 1 2 Ecco io sono troppo bassa qui Ecco lo vedete bene se mettete eh, verso di voi eh, la, la balena con la coda in alto e vedete che esattamente eh, l'altro occhio rimane eh, simmetrico Io spero si, si veda l'altezza dalla, dalla parte bassa è la stessa e fuoriuscite e collago questo occhio è terminato. Ora si va da quest'altra parte e si lavora l'occhio. Allora, ehm, anche qui tre volte. Quindi una senza tirare troppo il filo. Due. L'ultima volta si entra qua e si fuoriesce esattamente, mi raccomando, questo è importante dove siamo entrate Entrati, allora, qua, vedete, proprio nello stesso foro tra le maglie, si passa al filo anche qui senza stringere troppo, si può tagliare e si va a notare. Due, si vanno a nodare le due codine tra loro una e due a questo punto si taglia le, la, le due codine si tagliano e con l'ago spingiamo all'interno il nodino fatto in modo da vederlo scomparire dentro la balena ecco qua Vedete, non si vede più nulla e gli occhietti sono rimasti ben fermati. Ora ripetiamo la stessa cosa con il punto luce bianco, che è semplicemente un puntino che viene dato da una parte, dalla parte più esterna dell'occhio. Vedete qua e qua, e anche le, le guance, che sono invece due punti in orizzontale sotto l'occhio. Ripetiamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con gli occhi quindi entrando sotto nella pancia e eh, lavorando prima i punti luce con il bianco e poi le guance con il rosa. Ecco completato gli occhi e le guanciotte, devono essere proprio piccoline piccoline e a questo punto l'ultimissimo passaggio è quello del dello schizzo d'acqua. Quindi per far questo entriamo eh, dal dal centro dobbiamo lavorare sul primo giro che abbiamo lavorato quindi si entra dal centro verso uh, proprio al uh, di là della maglia e lasciamo la codina qua del filo un pochino lunga e a questo punto dobbiamo fare più volte sia da, 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 per un verso che per un altro questo passaggio senza però arrivare a tirare tutto il filo dobbiamo lasciarlo un po' lungo questo si ripete più volte tenetelo con la mano così non, non scorre non importa se non sono tutti uguali tanto poi andranno tagliati e fate tutto il contorno del, del primo giro 1 2 3 4 5 facciamone un altro 5 6 volte è sufficiente 5 ecco. 6 volte a questo punto prendiamo tutti i fili tranne la codina iniziale tutti insieme e giriamo 3 o 4 volte in maniera ben stretta intorno a questi fili e poi con la prima codina facciamo due nodi stringendo bene uno e due ecco qua a questo punto togliamo l'ago riprendiamo anche le nostre codine tutto insieme e con un paio di forbici eh, ben affilate andiamo a tagliare a una distanza di circa un centimetro dalla, uh, dalla cucitura, ecco qua. E abbiamo già uh, terminato il getto uh, dell'acqua. Gli schizzi d'acqua, ecco qua. Avete visto che è veramente veramente semplice. Questa la realizzazione di questa balenottera. E la potete realizzare con tutti i colori che volete: date un po' una forma, la schiacciate ed è veramente, veramente carina secondo me. Ecco, si presta alla uh, realizzazione, come dicevo prima, di, tanti, ehm, di tante cosine. Bene, io vi saluto, vi aspetto sempre qui con dei nuovi tutorial. Eh, seguite, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, seguitemi anche, seguitemi anche su altri social come Instagram, Facebook, Pinterest e poi eh, vi do appuntamento sempre qui con nuovi tutorial. Vi auguro buon divertimento, vi abbraccio e vi saluto. A presto, ciao!